Grazie. Dottore, permette che le presenti mia nipote, madrina del nuovo camion. Onoratissima. Niente male. Oh, Miss Miniver, addetta stampa all'ambasciata americana in rappresentanza dell'ambasciatrice. Lei rappresenta l'ambasciatrice americana? Sì. Allora sarebbe come dire la Edison. Edison io, perché? Rappresenta la luce. La signora Forti addetta ai lavori pubblici. La signora Forti addetta ai lavori pubblici? Sì. Oh, parlerò a Roma, lei sarà trasferita ai lavori privati. Oh, grazie del suo interessamento. Ed ecco la nostra direttrice didattica, la signorina Periciani, con una rappresentanza di alunni. Signorina? Signor dottore. La signorina Periciani è anche una nota scrittrice. Lei scrive? Sì. Strana coincidenza. Perché? Io leggo. Che bei pupi, tutti suoi. Oh, no, sono miei alunni. Oh? I primi della classe. Prego? I primi della classe. Potevate portare anche secondi? Perché? Gli facevamo fare la rivincita. Signorina. La prego. Voglio concedermi l'ambito onore di passare in rassegna il corpo schierato dei nostri vigili. Corpo... Di Pisa? Vivo, eh? Lo credo bene. Si informi meglio. Prego, prego. Chi è questo energumeno? Oh, Bertolazzo Andrea, vincitore delle gare provinciali di lotta. Con la vita? No, lotta greco-romana. Bravo, figliolo. Tieni sempre alto il nome del paese. Bravo. Beh, vogliamo cominciare con la cerimonia, così prego, poi noi... Prego, prego, un momento ancora, no? A nome di tutte le donne del paese, la prego voler consegnare il giglio d'argento a colei che fra tutte maggiormente si è distinta per la sua bontà. Ed ecco qui la più pura, la più casta di tutte le fanciulle. La perivendola. Quella la conosco anch'io. Si è data da fare anche con me. No. Sì. Ma scusi, dottore, lei la conosce? Ne ho sentito parlare. È mia figlia. Oh, che bravo, che educatore. Grazie. Tieni, bambina, il giglio, simbolo della tua purezza. La formula, la formula. Prometto di continuare sempre a comportarmi così come mi sono comportata fino ad oggi. E potrò così dimostrare di aver meritato questo premio di cui so di non essere degna. Modestissima. Sì. Perché tutte le ragazze di questo paese... da questo lato sono migliori di me. Prendo la residenza. E adesso, dottore, se vuole iniziare il suo discorso, noi siamo pronti. Sono arrivate anche quelli della radio. Bene. Vogliamo cominciare? Cominciamo. Benissimo. Cioè, il discorso è d'uopo. Ah, non subito. No, dicevo è d'uopo. Appunto. Prego. Cittadini, 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 in questa giornata si presenta così, questa giornata, l'America... L'America, bravo, bravo, l'America, bravo. Questo giovane popolo che ti guarda, ti dice ti amo, ti dice, e ti porta gli aiuti, gli aiuti, gli aiuti, gli aiuti. Ehi, giovanotto. Dice a me. Ci vuol molto per Vallecchiana? No, no, è qui a 500 metri. Ah, sa se è avvenuta una cerimonia da quelle parti? Sì, sì, ho visto un mucchio di gente in piazza. Oh, ma è tutto finito da mezz'ora, eh? Tutto finito da mezz'ora? Tutto finito. Ah, grazie. Prego, prego. Già, hanno fatto senza di me. Cinque gomme scoppiate, la frizione che slitta, un paracarro preso in pieno, ah, che figura con quelli di Roma. Amore, tesoro, finalmente ti ho ritrovato. Ma che cosa ti era successo, caro? Ma lei si sbaglia, signorina. Che cosa vuole da me? Andiamo, dottore. Oggi, quando stavamo dietro il pagliaio, mi conoscevi e come? Ma mi lasci tranquillo. La macchina qui è tutta rovinata. La prego, vada, vada, signorina. Sì, sì. E io che credevo che prima, durante la premiazione, quando hai fatto finta di non conoscermi, l'avessi fatto per gentilezza. E invece... Signorina! È stata la festa che ha gabbato lo santo. Ma eh? Quale festa? Quale santo? La prego, vada, vada. No, no, che non ti lasci andare via. Guarda, tesoro, guarda che cosa ho trovato. Ma cosa c'entrano le pere? Ma voglio un bacio con queste pere. Ma cosa c'entrano i baci con le pere? No, ma no, mi lasci no, via. Andare, signorina, voglio un bacio. Vittorio! Lia, cosa fai tu qui? Cosa fai tu qui con un'altra donna? Ma è una pazza questa, la prego, no, signorina. Basta. Lia, aspetta, no. Lia, no. Ma mi lasci. Ah, mi mandi via. Va bene, me ne vado. Ma ricordati che chi la fa la specie, chi colpisce, ferisce e ride bene, chi ride l'ultimo. Matta! Oh, è inaudito. Lia, ti devo spiegare. Lia! Ragazzi,
ragazzi, siete stati assai cortesi. È ora di tornare su nel cielo. È qui che gli sposini sono attesi. È questo il piccolo hotel. E Giove certamente qui in agguato per acciuffare al volo l'occasione. Ma io da questi istanti ho cominciato l'operazione Juno. Dai, dai, Juno! Eccoci, eccoci, Juno! Già quando penso a quello che gli farò, ho il cuore in paradiso. Dai, dai, Juno! Vai, vai, Juno! Se con la sposa tete a tete lo vedrò, si sveglia in paradiso. Dai, dai, Juno! Vai, vai, Juno! Invocherò, dai, dai, la buona sorte, dai, dai, e picchierò, dai, dai, sul mio consorte. Dai, e penso a come punirò il seduttore, dai, dai, ho il cuore in paradiso, dai, e sento, dai, il paradiso in mio marito. Sì, per cortesia. Ecco, dica all'avvocato quando rientra che mi telefoni. Ma urgentemente, la prego. Grazie. Se non sbaglio, lei è la signora Santori. Provvisoriamente. Mercedes d'Altavilla. Molto lieta. E la signora è la mia cara amica Gisella d'Arborio. Piacere. Signora, sono veramente lieta di conoscerla per vedere da vicino com'è fatta una donna felice. Ma io non sono felice. Francamente non la capisco. Qualunque donna sarebbe felice di stare vicino a un uomo come suo marito. Ah, non lo metto in dubbio. Infatti, qualche ora fa ne ho vista una che gli stava molto vicino. Troppo vicino. Ed è per questo che l'ho piantato. L'ha piantato? Oh, signora, dia retta a me che ho più esperienza di lei. Cerchi di far pace con suo marito. Ma certo, signora. Possibile che non senti il desiderio di rivederlo? No. Sento solo il desiderio di vendicarmi. Ragione di più per far pace con lui. Mi creda, signora, per noi mogli il modo migliore di vendicarsi di un marito è quello di restargli vicino. Signora, da come parla mi sembra di capire che anche suo marito... Mio marito? Amanti a migliaia. E lei non fa nulla per fargli cambiare sistema? Altro che. Ogni volta che lo sorprendo con una ragazza, scenate terribili, alla fine delle quali mi promette sempre di cambiare. E cambia? Sì. Cambia ragazza.